Un benvenuto ai telespettatori. Da quest'anno nella nostra provincia appare una nuova offerta formativa sperimentale, i percorsi quadriennali per le scuole superiori. Siamo in tempo di iscrizioni ed è giusto far conoscere alle famiglie questa nuova offerta formativa. In Liguria vi sono 7 proposte di percorsi quadriennali. 3 a Imperia, 1 a Genova e 3 nella nostra provincia. Siamo qui con i dirigenti scolastici dei 3 istituti che offrono questa proposta formativa, il liceo Mazzini con la dirigente Francesca Del Santo, l'istituto tecnico Cardarelli con la dirigente Sara Cecchini e in collegamento il dirigente Fini dell'Istituto Cappellini Sauro. Dottoressa Del Santo, perché il percorso quadriennale? Diciamo subito che sia l'esperienza didattica sia le scienze della formazione ci dicono che la variabile tempo nel processo di apprendimento è fondamentale. E di questa variabile e delle esigenze, quindi di adeguarla ai bisogni dei singoli studenti, anche la nostra scuola tiene conto sicuramente, per esempio per il secondo ciclo, sappiamo tutti l'importanza che possono rivestire i corsi di recupero sia durante l'anno che al termine dell'anno proprio per venire incontro a chi ha un certo tipo di bisogno di tempo aggiuntivo. Ecco, il difetto, se vogliamo, della nostra scuola potrebbe essere questo, che gli adattamenti ai bisogni dei ragazzi sono orientati prevalentemente nella direzione dell'allungamento e quindi del rallentamento del ritmo di apprendimento, mentre è più difficile attuare e realizzare quei percorsi di abbreviazione che pure esistono sul piano normativo, ma le cui condizioni non sono effettivamente facili da realizzare. Ecco, questa proposta del percorso quadriennale, che naturalmente è soggetta ad una approvazione da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale e che per ora quindi è solo una candidatura, questa proposta si configura come l'introduzione di un elemento di flessibilità maggiore all'interno della nostra architettura scolastica e quindi va incontro alle esigenze di quel segmento di popolazione studentesca più motivato rispetto allo studio, meglio orientato nelle sue scelte anche prospettiche, anche post-formative, e che probabilmente può guardare anche con interesse ad una dimensione europea della formazione, e a misurarsi, quindi può essere invogliato a misurarsi con studenti dei vari paesi partner europei o comunque dei paesi che gravitano intorno alla UE, che possono uscire o a 18 o a 19 anni, teniamo conto che circa il 50% degli studenti dei paesi UE hanno la possibilità di uscire, di terminare il secondo ciclo, l'equivalente del nostro secondo ciclo, a 18 anni. Per Ecco. molti, però, l'idea di accorciare la scuola superiore di un anno rimanda a un'idea di facilitare il percorso scolastico, con conseguente semplificazione e minore apprendimento delle discipline. Per altri, invece, rimanda all'idea di studenti particolarmente dotati, che, come già adesso, possono sostenere l'esame di Stato un anno prima, solo in caso di un percorso, un curriculum particolarmente brillante, con voti molto alti. Dottoressa Cecchini, ma in realtà questa sperimentazione a chi si rivolge? Dunque, così, non mi è piaciuto leggere sui social quando
tutti e tre gli istituti che hanno aderito a questa, a questo, che hanno risposto a questo avviso, per ora è soltanto, come ha detto giustamente la collega, la proposta di una candidatura. Ecco, mi è dispiaciuto leggere molti interventi che mettevano l'accento proprio sul fatto che questa riduzione di un anno andava nell'ottica della semplificazione ulteriore del percorso scolastico. Mala tempora currunt, oh, tempora humores, veramente, no? Come dire, siamo a livello ormai. E invece proprio no. Io direi che una sperimentazione di questo tipo è rivolta né all'alunno genietto, anche perché, perdonatemi, io, come i miei colleghi, abbiamo tanti anni di esperienza di lavoro anche in cattedra, no? Prima di diventare dirigenti, siamo stati docenti e abbiamo avuto nella nostra carriera pochissime classi formate dai cosiddetti genietti. E se vogliamo, queste classi erano difficilissime da gestire proprio perché vi era un individualismo sfrenato. Ecco, quindi non ci rivolgiamo a quel tipo di utenza, o comunque non solo a quel tipo di utenza. Non ci rivolgiamo però neanche a coloro che hanno voglia di semplificare le cose. Nell'ottica della semplificazione mai. Ecco, siamo in un mondo che è complesso e quindi vogliamo invece ragazzi che abbiano una sola condizione per potersi iscrivere a questa sperimentazione. La parola l'ha già detta Francesca Del Santo e la parola è la motivazione profonda. Vogliamo classi di ragazzini motivati, aperti al nuovo, aperti alle curiosi. Ecco, la curiositas deve essere la caratteristica di questi alunni che dal prossimo anno potranno affacciarsi a questa sperimentazione. Ragazzi pronti a collaborare, a lavorare in team. Io credo che tutte e tre le scuole abbiano proprio posto anche l'accento sulle tecniche del cooperative learning, del peer-to-peer, perché è importantissimo questo lavorare in team, è ciò che ci richiede il mondo moderno. Torno a dire, noi ci misuriamo sicuramente con una realtà locale interessante, ma ci dobbiamo misurare con una realtà che è superiore, è la realtà europea, ed è una realtà complessa, dove l'individuo da solo fa poco, l'individuo lavora in team e l'individuo intanto deve avere la volontà di studiare sempre. Quindi l'idea della lifelong learning, no? Cioè del fatto che si impara per tutta la vita. E poi si mette in gioco in continuazione. Ecco, io credo che queste siano le motivazioni di fondo. Non proponiamo nessun tipo di semplificazione, proponiamo tuttavia un tipo di sperimentazione che va nell'ottica di allineare la realtà italiana a buona parte della realtà europea, in quanto gli studenti di Francia, Spagna, Gran Bretagna finiscono già a 18 anni. Poi guardiamo molto spesso ai paesi scandinavi, no? Pensando che siano l'optimum, anche perché riescono benissimo, no? I paesi scandinavi nelle varie prove internazionali, tipo l'Ocse. No? Ebbene, i paesi scandinavi terminano a 19 anni la scuola superiore, tuttavia cominciano a 7 anni la scuola. Quindi, come vedete, mi pare di poter dire che è una interessantissima possibilità che l'Italia, e in questo caso la provincia della Spezia, ha, di allinearsi sempre di più all'Europa e anche proprio a ciò che la complessità del mondo moderno richiede. Fare le scuole superiori in 4 anni invece che 5 vuol dire anche rimodulare completamente e diversamente l'impianto e l'articolazione oraria delle discipline. Dottor Fini, come verrà organizzate, articolate l'offerta formativa nel percorso quadriennale e inoltre gli alunni che iniziano il percorso quadriennale faranno lo stesso esame di Stato finale come gli altri del percorso quinquennale? Sì, allora buongiorno a tutti, grazie. Intanto io qui sono senza mascherina perché sono nel mio ufficio da solo, ci tengo a precisarlo. Come hanno già detto le colleghe, l'articolazione
del percorso in 4 anni non corrisponde né a una semplificazione e né a una mera compressione del tempo scuola. È una modifica sostanziale e insomma incisiva delle modalità didattiche. Quindi questo è l'elemento fondamentale e con questo concordo al 100% con quanto detto dalla collega Cecchini sull'idealtipo di studente. In questi giorni ho parlato con diversi genitori che erano interessati insomma alla proposta del quadriennale e quasi tutti hanno fatto queste domande, cioè ho detto ma d'accordo, ma come si fa a fare 5 anni in 4? Ecco, e a tutti ho spiegato che l'approccio non è questo, anche se effettivamente il bando ministeriale comunque prevedeva insomma che le scuole si attrezzassero per mantenere complessivamente il tempo scuola. Quindi questo tempo scuola ogni progetto, poi ogni istituto avrà trovato delle soluzioni, magari poi ognuno di noi lo spiegherà nello spazio riservato ai singoli progetti. Però ecco, il punto è che non si deve veramente pensare a questo particolare. Sicuramente nel caso, poi lo dirò successivamente, nel caso nostro ci sono articolazioni diverse, rientri pomeridiani, attività anche durante il periodo estivo, anticipazione per esempio dell'inizio dell'anno scolastico. Ecco, sono tutte modalità che le scuole più o meno metteranno sicuramente in atto. Ecco. Per quanto riguarda l'esame di Stato, altra domanda che è stata posta subito, addirittura mi è stato anche chiesto se poi non fosse una sorta di riedizione del vecchio istituto magistrale, no? Che aveva il quarto anno, poi c'era il quinto integrativo. Quindi assolutamente no, gli studenti svolgeranno il normale esame di Stato al termine del quarto anno invece che del quinto, come capita nei corsi normali. Quindi non ci sono differenze neanche nel titolo di studio, anche questo è importante, cioè gli studenti avranno il medesimo titolo di studio corrispondente all'indirizzo che hanno scelto. Ecco. E anche per le iscrizioni abbiamo un piccolo problema, nel senso che, come è stato ricordato prima dalle colleghe, in questo momento l'iter amministrativo dei progetti è ancora quello della attesa dell'autorizzazione. Precisiamo che non è colpa nostra, tra virgolette, semplicemente i tempi con cui il Ministero ha proposto questo bando, quindi questa progettazione da parte delle scuole, sono andati un po' troppo in là e quindi non hanno consentito l'inserimento all'interno della domanda di iscrizione del nuovo corso. Quindi che le famiglie possono iscriversi al corrispondente corso quinquennale, mettendo poi nelle note, che esiste un campo note nel modulo online, delle domande, inserendo in quel campo un commento sull'interesse per il percorso quadriennale. Ecco, brevemente, allora vediamo i tre diversi progetti sperimentali. Vuole cominciare lei, dottor Fini? Va bene, visto che così facciamo il giro in senso inverso. Volentieri. Allora, il nostro istituto, l'Istituto Cappellini Sauro, propone un percorso quadriennale per il liceo scientifico opzione scienze applicate. Quindi è un liceo che si chiamerà appunto liceo quadriennale delle scienze applicate per la transizione ecologica e digitale. Quindi già dal titolo, ecco, si capisce quali sono i punti fondamentali, ovvero
è un corso che chiaramente rientra pienamente nel curriculum del liceo scientifico delle scienze applicate, ma avrà questi due focus più forti appunto sui temi appunto dell'ecologia e del digitale. La particolarità di questa proposta è il fatto che il nostro progetto è un progetto di rete, ovvero non siamo da soli a portare avanti questo tipo di percorso, ma saremo una rete di scuole su tutto il territorio nazionale. Al momento sono 28 le scuole che hanno aderito e hanno presentato le proposte ai loro uffici scolastici, e con anche la collaborazione di quattro università, tra cui il Politecnico di Milano, l'Università Bocconi, e un consorzio di aziende che offriranno, ad esempio, ai ragazzi le opportunità per quanto riguarda il cosiddetto PCTO, l'ex alternanza scuola-lavoro. Quindi le caratteristiche sono un po' queste: l'attenzione alle cosiddette discipline STEM, un forte impulso alla didattica digitale sia in aula che anche nella quota online, e c'è anche questa che comunque riguarda tutti e tre gli indirizzi, ovvero la possibilità di avere una piccola quota online, e nuove modalità didattiche del tutto innovative, incluse le cosiddette learning week, cioè delle settimane dedicate a temi specifici. E anche durante l'estate ci sarà una di queste settimane, oppure uno dei rientri settimanali previsti il mercoledì sarà fatto in rete con le altre scuole, quindi i ragazzi potranno lavorare in questa dimensione, diciamo così, quantomeno nazionale, ma in realtà è internazionale, perché un altro dei punti di forza, diciamo così, è l'inglese, la lingua inglese, che avrà un potenziamento attraverso anche lo svolgimento di una disciplina curricolare, nel nostro caso scienze integrate e fisica, in inglese fino dal primo anno. Quindi, da questa piccola presentazione che ho potuto fare in questo momento, si capisce, come del resto è stato spiegato prima anche dalle colleghe, che non è solo e banalmente un'abbreviazione di un percorso, una compressione, è una modalità altamente innovativa di fare scuola che proponiamo ai ragazzi. In cambio, sono pienamente d'accordo, ecco, chiediamo motivazione, chiediamo veramente di aderire a un progetto che noi riteniamo essere di grande valore, ma che naturalmente richiede un certo impegno. Grazie. Dottoressa Del Santo, per il liceo Mazzini il percorso come viene articolato? Diciamo subito che l'indirizzo per il quale ci siamo candidati a un percorso quadriennale è l'indirizzo del liceo economico-sociale, nato come opzione all'interno del liceo delle scienze umane, ma che progressivamente, noi lo attiviamo ormai da 10 anni, ha acquisito una fisionomia sempre più particolare. Ecco, e con questa candidatura noi non presentiamo un nuovo indirizzo, noi semplicemente vogliamo candidare il liceo economico-sociale in un percorso quadriennale caratterizzato da una forte spinta innovativa sul piano metodologico, che fa tesoro di esperienze che abbiamo accumulato in questi anni e che in età precedenti al lockdown avevano visto anche delle settimane dedicate all'educazione finanziaria, settimane dedicate alla globalizzazione, cioè proprio tematiche che erano state portate avanti proprio all'interno del liceo economico-sociale, che poi si erano estese nel tempo anche ai nostri altri indirizzi. Ebbene, dicevo, una caratterizzazione in questo senso, spinta innovativa da un lato, dal punto di vista metodologico, e un'ambizione, perché no, ci vuole anche un po' di vision ogni tanto, no? Quindi anche una certa ambizione c'è. L'ambizione è quella di poter contribuire attraverso questa sperimentazione a ridurre, o nel caso
migliore anche a superare certe contrapposizioni che ancora hanno spazio nel nostro orizzonte culturale, ma che a nostro giudizio potrebbero essere di intralcio a quello sviluppo intelligente, sostenibile e inclusivo a cui siamo tutti interessati come cittadini europei. Allora, l'architrave di tutto questo è un'intensificazione del tempo scuola anno per anno. Questa intensificazione permette alcune cose, promette alcune cose e le consente, di realizzarle. Prima di tutto consente di realizzare il superamento di quella contrapposizione che ancora purtroppo è presente nella didattica tradizionale tra il tempo di lavoro scolastico e il tempo di lavoro casalingo. In che modo vorremmo superare questo contrasto? Lo vorremmo superare anticipando l'aspetto della rielaborazione personale o di gruppo già fin dalle prime fasi di apprendimento, quelle che avvengono nel contesto della scuola. Ma non solo questo, il più tempo a disposizione significa, per esempio, poter dedicare molto più tempo all'attività laboratoriale in generale e all'attività laboratoriale nell'ambito delle STEM, delle discipline scientifico-tecnologiche, che promette anche questo a una prospettiva, quella di ridurre possibilmente lo scarto, che è ancora forte a livello di genere, tra nella presenza maschile e femminile nell'ambito poi degli studi superiori e delle e professioni caratterizzate proprio dalle discipline STEM. Ma ancora di più, l'attenzione possiamo, grazie a questo tempo in più, questo tempo prezioso di scuola, noi possiamo prestare un'attenzione non occasionale, ma sistematica, allo sviluppo sostenibile e quindi alla transizione ecologica e allo sviluppo sostenibile. Anche qui, nell'ottica di chi studia diritto ed economia politica, in una prospettiva ben precisa, quella di andare a superare anche questa dicotomia, che speriamo ormai superabile, insomma, tra crescita e decrescita più o meno felice, ma insomma le decrescite difficilmente sono felici a questo mondo. Ecco, cerchiamo quindi di andare incontro a una, diciamo, ricucitura della complessità che sia adeguata alle sfide della contemporaneità, perché il liceo economico-sociale nasce con una forte attenzione al presente e questa attenzione può diventare nella sperimentazione quadriennale una caratteristica che modifica, che fa cambiare le cose anche a livello proprio metodologico didattico. E una cosa voglio dirla però molto, molto chiaramente: la nostra candidatura non nasce oggi. Era stata pensata già 5 anni fa, all'epoca in cui era stato emanato un bando per le 100 classi. Non eravamo pronti fino in fondo, c'era stata una bella discussione, devo dire una discussione alta all'interno del collegio docenti e le resistenze che avevamo incontrato, che erano state incontrate dall'originario progetto, sono diventate anche quelle un'occasione di sviluppo, di ripensamento e di riflessione ulteriore, di approfondimento, tanto da arrivare oggi a candidare con una larghissima maggioranza del collegio docenti a favore di questo progetto. Cosa importante, perché il progetto marcia sulla convinzione e sulla adesione non formale poi dei docenti, che ne sono poi insomma i registi, certo, in classe. Certo. Ecco. E l'ultima cosa che mi piace dire è che, come giustamente hanno sottolineato sia Sara Cecchini che Antonio Fini,
non c'è nessuna semplificazione in tutto questo, anzi, spero che si sia intuito, semmai c'è un'attenzione alla complessità che questi nostri tempi richiamano. Non c'è semplificazione, c'è al contrario una volontà di realizzare fino in fondo il profilo educativo, culturale, professionale previsto dall'indirizzo, nel nostro caso LES ovviamente, e negli altri casi, in che modo? Attraverso tutte le risorse possibili. Ora, per esempio, l'ultima che mi viene in mente, noi attiveremo in questa classe sperimentale, quando partirà, se sarà autorizzata e se potrà partire, attueremo anche un progetto BEC, cioè di certificazioni per l'inglese degli affari, Business English Certification, che permetterà ai ragazzi, faciliterà i ragazzi che vorranno, come dire, continuare la loro formazione o accademica o meno che sia, non solo nell'ambito nazionale ma anche in un ambito europeo, che è un po' poi l'altro, diciamo, stella polare del liceo economico-sociale. Bene, allora, invece l'Istituto Tecnico Cardarelli, col percorso CAT, Costruzione Ambiente e Territorio, l'ex geometri per intenderci, ha una sua fisionomia ben precisa. Quale, dottoressa Cecchini? Allora, intanto mi piace sottolineare che appunto come mi piace sottolineare questo. Tre scuole qui presenti, neanche farla apposta, tre sperimentazioni molto diverse. Due sull'indirizzo liceale, uno sull'indirizzo dell'area tecnica, il mio. Io dirigo l'Istituto di Istruzione Superiore Cardarelli, che è un istituto complesso come quello che dirige il preside Fini, perché raccoglie anche due licei, il liceo artistico e il liceo musicale. Tuttavia il mio collegio ha proprio pensato di attivare questa sperimentazione sulla parte tecnica della scuola, su quello che una volta era l'ITG, l'Istituto Tecnico per Geometri, e dopo la riforma Gelmini è diventato CAT, Costruzione Ambiente e Territorio. Quindi è interessante anche questo, che non volendo non ci facciamo neppure concorrenza, mettiamola così. Ecco. Detto questo, come ha affermato anche la dottoressa Del Santo, anche per noi il progetto parte da lontano. Voglio ricordare ai telespettatori che in questi ultimi anni, esattamente nell'anno scolastico 18-19, partì già una prima sperimentazione. Le prime 100 scuole, a cui se ne 100 classi in realtà, classi prime, a cui se ne aggiunsero 92 l'anno dopo, quindi 192 classi che sono arrivate già in fondo, hanno fatto l'esame di Stato nel luglio 2021, adesso. E mi sono un attimo documentata, naturalmente la parte del Leone l'ha fatta la parte liceale, delle 192 scuole mi pare 144 fossero licei, e invece il resto erano istituti tecnici. Quindi, come dire, no? Mi ritaglio una fetta particolare, quella dell'istruzione tecnica, che invece è molto importante in Italia, è proprio molto importante ed è bene che lo si capisca. Ora, tornando al CAT, cosa succede al CAT attualmente? Attualmente il ragazzo che si iscrive in prima ha bisogno di 7 anni per arrivare alla professione, intendiamoci, può andare all'università, anzi molti dei nostri studenti vanno all'università, però coloro che volessero fare il geometra deve aspettare 7 anni, perché ci sono i 5 anni di diploma, più c'è un doppio binario, o il praticantato presso uno studio tecnico che dura circa 1 anno e mezzo, oppure il corso alternativo al tirocinio per la professione geometra, che viene fra l'altro espletato, fatto, organizzato presso la nostra scuola. Comunque al termine poi c'è un ulteriore esame di Stato e finalmente si può accedere alla professione. Ora, tutto questo arriverà soltanto fino al 2025. Dal 2025 il Parlamento italiano, nell'agosto di quest'anno, ha stabilito che per esercitare
La professione del geometra ci vorrà la laurea breve, una laurea professionalizzante per 3 anni. Allora facciamo i conti. Adesso sono 7 anni. Con la sperimentazione che andremo, speriamo, ad attivare, saranno 4 anni di istituto tecnico, al termine del quale, ripeto, i ragazzi potranno iscriversi a tutte le università, a tutti i corsi di laurea che vorranno, oppure potranno 4 anni di istituto tecnico più i 3 anni di laurea breve e il totale fa sempre 7. Quindi insomma riusciamo anche a completare, e anzi avranno qualcosa in più perché avranno una laurea professionalizzante. Quindi la nostra ambizione è quella di creare il geometra del futuro, mettiamola così, in sintonia con questo DM, il DM 935 del 2017, che ha messo le basi per la laurea professionalizzante. Anche noi non siamo soli, come qualcun altro ha già detto, non abbiamo la rete dei CAT, ma abbiamo elaborato questa proposta naturalmente con il collegio dei docenti, con gli organi collegiali. Anche lì la discussione è partita da lontano, perché già nel 2017-18 pensammo, poi anche noi non eravamo pronti, e sono dovute maturare tante cose, proprio anche all'interno dei dipartimenti e soprattutto dei dipartimenti delle materie tecniche, delle materie professionalizzanti. Ora appunto siamo arrivati al dunque e dicevo non siamo soli in quanto abbiamo elaborato questa proposta in perfetto accordo con il Collegio dei Geometri della Spezia. Ma non solo, abbiamo una rete ampia di tutta quella grande area che si muove attorno al mondo delle costruzioni, perché abbiamo accordi con l'ANCE, i costruttori, abbiamo accordi con la scuola edile Spezzina, abbiamo accordi anche con le università. Infatti il sogno, che partirà appena avremo l'approvazione, è questo: l'istituto e il collegio dei geometri si accorderà con l'Università di Genova per aprire anche nel polo della Spezia una laurea professionalizzante per appunto il geometra. E quindi anch'io ho il sogno di vedere i ragazzini che potranno entrare a 14 anni e usciranno a 21 addirittura con questa laurea professionalizzante. Poi abbiamo dalla nostra degli splendidi laboratori arricchiti anche dal super mega galattico diciamo premio, ecco, bando che il Ministero emanò anni fa e che il mio istituto ha vinto, di 750.000 euro, e quindi è chiaro che queste strumentazioni verranno messe, sono già messe a disposizione degli studenti, ma a maggior ragione verranno messe a disposizione di questi studenti. E a proposito dell'alternanza scuola-lavoro, stiamo facendo delle gran belle cose, ma le potremo fare ancora di più. Io vedo questo nostro territorio della provincia della Spezia così bello e nello stesso tempo così fragile come un luogo bellissimo dove i miei geometri, li voglio chiamare con l'antico nome perché così è ancora più chiaro, e soprattutto questi geometri così motivati dei 4 anni potranno, come dire, non competere con la natura, ma entrare in armonia con la natura per ricostruire l'antico. Abbiamo dei borghi medievali stupendi e stiamo già collaborando con delle amministrazioni, il comune di Arcola ad esempio, per eliminare le barriere architettoniche. Quindi la ricostruzione dell'antico, l'antico che va conservato nella sua bellezza, ma anche reso confortevole e reso diciamo in sintonia con la normativa vigente. Bene. Io credo che il quadro delle proposte progettuali dei percorsi quadriennali siano stati molto chiari. Ringrazio i dirigenti scolastici che ce li hanno illustrati e vedremo, sperando che il Ministero li approvi. E grazie quindi a tutti e arrivederci.